da Milano Berlusconi ha detto che bisogna rilanciare il centrodestra. Secondo lei è possibile? Come rilanciarlo diverso da prima però? Beh, bisogna ripartire con una Forza Italia che si apre alle liste civiche, che si apre all'altra Italia, e sapere che se anche in questo momento il governo ha un'apertura di credito, come sempre accade da parte dei cittadini, fra il sovranismo di Salvini e il populismo statalista, il reddito di cittadinanza di Di Maio, c'è uno spazio enorme. Dobbiamo dimostrare come classe dirigente di essere in grado di occupare uno spazio per quella Italia, per sostenere quell'Italia che non sta sul divano in attesa che arrivi dal cielo un posto di lavoro, ma che si dà da fare, che crede al merito, che crede alla competenza, che non pensa che si faccia crescita chiudendo i negozi la domenica. Insomma, un'Italia che ragiona, che vuole guardare allo sviluppo e non ai sussidi, alle paghette di Stato. Ecco, oggi qui c'è un confronto però con tutto il centrodestra e con i governatori. A questo livello ancora l'alleanza? Beh, noi pensiamo che il centrodestra unito e di governo sui territori sia l'unica risposta credibile alle chiacchiere del Partito Democratico e all'inconsistenza di Di Maio. Quindi dove il centrodestra governa, in Regione Lombardia, in Veneto, in Molise, in Friuli, ovunque governi è garanzia di buona politica, di buona amministrazione. Noi vogliamo ripartire dal centrodestra unito, sappiamo che per noi il centrodestra è un valore. Certo, questa alleanza di Salvini con Di Maio la riteniamo contro natura e temporanea. Se dovesse invece diventare qualcosa di strutturale, come ieri il presidente Berlusconi ha detto, cambierebbe lo scenario politico e a maggior ragione ci sarebbe bisogno di un centrodestra capace di uno sguardo sul futuro legato però alla ricetta liberale, legato ai territori, alla sussidiarietà, al valore della persona, dell'impresa e del lavoro. Ma c'è qualcosa però, per esempio, sul fronte della sicurezza che voi votereste? Certo, noi non abbiamo ancora letto il decreto sicurezza, ma se Salvini porta avanti il tema della legittima difesa, che oggi è in commissione, e rispetto al quale i 5 Stelle hanno fatto perdere molto tempo perché poteva essere un provvedimento già calendarizzato, invece in commissione ne prendiamo atto, siamo pronti a votarlo. Sulla sicurezza, se ci sarà il miliardo di euro per i contratti dei poliziotti e delle forze dell'ordine, assolutamente il voto di Forza Italia ci sarà. Ma al netto dell'immigrazione e della sicurezza, sui temi economici siamo molto preoccupati e molto distanti dalle politiche di Di Maio e dei 5 Stelle. A proposito di temi economici, l'Europa ha bocciato, cioè nel senso non è stata molto contenta di questo DEF. Ecco. Ma guardi, a me non preoccupa tanto l'opinione dell'Europa, mi preoccupa l'opinione degli italiani e soprattutto il futuro degli italiani. E vede, un conto è se un paese si indebita per fare infrastrutture, per detassare il lavoro, per investimenti in ricerca e innovazione. Un conto è se si indebita un paese e soprattutto le generazioni future per il reddito di cittadinanza, cioè per dare soldi a chi non lavora. Già in questo paese c'è una redistribuzione della ricchezza, perché come ha dimostrato e dirà qua il professor Alberto Brambilla, su 60 milioni di italiani quelli che dichiarano e che versano nella dichiarazione dei redditi sono i 20 milioni. Quindi abbiamo 20 milioni di persone che lavorano per tutti gli altri.